Siamo qui per spiegare alla gente che passeggia per strada che cosa fa il governo Renzi, perché questo i giornali non lo dicono. Poi siete a fare i regali di Natale, vero? Che ci dicono che i soldi per aumentare le pensioni minime per ridurre l'IRAP non ci sono, però nel frattempo quanto servivano? 2,3 miliardi per l'IRAP? Sapete che ne hanno messo 10 miliardi per acquistare nuovamente quei derivati? Quei famosi derivati per i quali i comuni e le regioni sono falliti? Circa 1 miliardo e 8 di euro che prima erano messi in legge di stabilità, adesso sono spariti, quindi praticamente questo è un bel regalino ai concessionari del gioco d'azzardo, in quanto al Senato hanno fatto una bella soppressione. L'aumento delle tasse sui pellet, un'IVA che passa dal 10 al 22%, è uno scandalo, invece di agevolare chi non usa il petrolio viene come al solito penalizzato il cittadino che sceglie di scaldarsi con metodi più ecologici. Articolo 3, finanziamento per 1 miliardo alla buona scuola. Articolo 28, 700 milioni di tagli sempre alla scuola. Quindi dove prende il governo i soldi per finanziare la scuola? Dalla scuola. In questi giorni abbiamo sentito parlare di anticorruzione, di lotta alla criminalità organizzata, di investimenti per la giustizia. Sapete quant'è la voce di bilancio in termini economici che va alla giustizia? L'1,28% della spesa dello Stato. Il governo ci sta dicendo che la TASI non aumenterà. Peccato che si dimentichi o ometta di dirci che per le famiglie con figli a carico verranno meno le detrazioni di cui godevano in questo anno. 5 Stelle indagatore ha sventato qualche orrore. Ma la legge finanziaria manda i conti tutti all'aria. È servito il piatto amaro del governo Marchettaro. Posso lasciarvi un volantino? Ce l'ho trovato, credo. L'avete già? Sì, grazie. Dai, te lo lascio lo stesso. Glielo lasci anche a te, grazie.